Benvenuti e ben ritrovati, siamo su Immortals Fenyx Rising e ho voluto provare, insomma, stamattina questo gioco con voi perché mi ha molto colpito e interessato. Tra l'altro me l'hanno consigliato, mi hanno detto provalo e tutto quanto, amici intendo, e quindi ho detto perché non provarlo e non farlo sempre qui su Twitch, quindi lo proviamo insieme. Io so veramente poco riguardo al gioco, quindi lo scopriremo appunto insieme. Quindi facciamo nuova partita. Allora, non sentite la musica di fondo perché l'ho tolta per via del copyright, per non creare problemi. Allora, facciamo nuova partita e vediamo. Allora, intanto come lo vogliamo giocare? Storia. Facile, ma io direi, siccome è una prima run, andiamo su normale per non creare problemi, perché io non conosco appunto il gioco, quindi vado su normale, che così non sbaglio, si fa così. Sei in cerca di una bella storia, di una buona sfida, il gioco è stato progettato per questo livello di difficoltà, bla bla bla, appunto ho scelto normale. È possibile modificarla in seguito nel menu opzioni. Ok, quindi insomma, se lo troviamo troppo semplice, magari cambiamo difficoltà. Appunto, ho scelto la difficoltà. Ho scelto la difficoltà. Ok, anormale. Splendida Hera, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra, zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì, cani travestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti, vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima, come tutti i mortali, create dalle mani degli sciocchi, riflessi schiacciati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi dèi! Questa qua ha ucciso sei bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano, ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico. Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia. E un'aquila si nutre del mio fegato! L'ho fatto per amore! Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani, i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Guarda i mortali. Ormai è fatta! Quei malefici, stupidi scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra!
Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione! No! Non un'altra storia! Questa quanto tempo dura? Se volete sapere a quanto mettono la lasagna... La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Ok, allora... fatemi vedere un attimo... Che vuol dire voce? O famo... stile Assassin's Creed? No, è triste. Così no. Eccolo. Così no. Così non mi piace. Andiamo sotto, vediamo che c'è. No. Dai, lo facciamo così. Su sto stile. Molto semplice. E poi sopracciglia. Le facciamo così, quindi mettiamo dall'altra parte. No, non lo voglio far verde, ragazzi, perché veramente mi sembra uno scempio, però vediamo in faccia se riusciamo a mettere. Questo assomiglia a Kratos, no scherzo naturalmente. Questo è orrido. Questo. Va. Mettiamo questo. E che altro possiamo modificare? La voce. La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! La tempesta! Sveglia! Devo svegliarmi! Speriamo di non mettergli la voce da donna, sbagliando. Ok. Applica. Spero di aver fatto tutto il giusto. Lo vedo chiaro come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi. Sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene dovrei segnarmelo. Trascinato su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò.
Okago! Capitano! Qualcuno riesce a sentirmi? Per andarmene da qui, okay, forse dovrei arrampicarmi lassù. Fortunatamente la voce l'ho impostata bene e non è quella di una donna, quindi siamo partiti bene. Allora, vediamo. Ci possiamo arrampicare? Sì, ci possiamo arrampicare. Olè. Come prima impressione, le ambientazioni sono molto carine, eh? Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce, quasi li vedeva mentre lo chiamavano e lo salutavano. Phoenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te! Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta! Tu non c'eri lì! Lasciali stare! Sono solo invidiosi! Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo! Locago! Locago, mi senti? Sei diventato freddo. Quale magia è questa? Ligirone! Dove sei, fratello? E ragazzi, Locago, sperduto, se te sbagli, e disarmato, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calmo. Ricordare l'addestramento. Respira, respira. Respira. Comunque, questi nomi, tante volte. Allora. La spada di mio fratello. No! Allora, usa. Che? No, ho sbagliato tasto. Ma io penso che lì dobbiamo andare. Zona missione. Allora, questa è la spada, vieni. Ligirone! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Ti riporterò indietro. Lo giuro. Phoenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cos'ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada, solo per dire. Phoenix alzò lo sguardo. Non era solo. Per gli dei! Indietro! Come si fa? Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. Come si separa? Phoenix sentì i frutti del suo addestramento. Oh. Ah, lo sta dicendo, bene. Lassù dovrei riuscire a osservare la zona. Ok, reghiamoci sopra la statua. Beh, non male. Cioè, è piacevole il combattimento comunque, eh? Nel senso, molto, molto semplice per ora. Nulla di complicato. Allora, dunque. Però, per arrivare lì, vabbè, facciamoci un giro, tanto. Non so come è organizzato, appunto, per quanto riguarda la mappa e tutte queste cose, non vorrei perdermi. Essendo, insomma,
insomma, la prima run, ragazzi, può essere che un pochettino magari qualche errore lo faccio, mi perdo oppure vado in giro a caso. Infatti stavo andando in giro a caso. Se non ti bughi dentro le rocce, cioè dentro le colonne. A differenza della carne mortale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca. Non è questo il senso. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Chi l'avrà costruita? Accerchiato dalle sfide, completamente solo, questo giovane eroe era determinato a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Allora, vediamo di arrampicarci e di non cadere male, perché non so se cadi, se muori, ma credo di sì. Allora, poi vedremo insomma tutta sta roba a che serve. Hermes, mio vecchio amico, è un onore conoscerti di persona, finalmente. Ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il... E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. Allora, intanto prima di andare in cima raccogliamo cose, che queste sicuramente ci servono. Questo che cos'è? Cos'è? Profumo di miele e di primavera e... Per potenziare la salute massima di Fenix, puoi trovare l'ambrosia. Fenix ha scoperto anche l'ambrosia? Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Allora, intanto saliamo qua sopra. Tanto il tempo per perderci ci sarà. Il destino di Fenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dei, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! Cioè, con questa sicurezza, lo sappiamo noi? Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Allora, vista acuta. Cripta del che? Del Tartaro? Che cos'è quello? Vista acuta. Allora, facciamo ordine rispetto a quello che dobbiamo fare. Allora, intanto è probabile, ecco, questa è la mappa, finalmente. Diciamo che in questa prima live inizieremo un attimo anche a padroneggiare quello che è il gioco, insomma, la mappa, come utilizzarla, quindi vita e morte. Lo sconosciuto che si dibatteva tra gli artigli del grifone precipitò vicino a quel crepaccio illuminato sulla piccola isola. Ha bisogno di un eroe, presto, mi pare questo, no, bla 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 bla. Comunque, e che facciamo? Segui. Ok. Lo stagno. Tipo Assassin's Creed?
Che faccio? Mi butto? Ok. A ogni passo Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada? Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha guardato nei tuoi occhi e ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi è andato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. Adamantini, il metallo degli dei, persi dai servitori di Tifone, erano attratti da Phoenix, come se volessero essere forgiati in qualcosa di più grande. Ok. Quindi la parata è tipo così. Se non ho capito male. Comunque l'impatto è molto bello, nel senso, almeno graficamente, poi il gioco non lo so, questo lo scopriremo insomma. Mi ammazzo. C'è modo di passare. Mi ammazzo. Ok, da questa parte ci ammazziamo. Allora, esploriamo un pochettino da queste parti. Diciamo, ripeto, questa live è più che altro una prova, ok? Quindi vediamo se riportarlo o no, dipende insomma da come è strutturato il gioco, se si presta, insomma. Vediamo. Scusate se vado in giro a raccogliere cose, ma penso che in un gioco così sia fondamentale. Allora, comunque, la missione è indaga sullo strano bagliore sull'isoletta. Allora, dobbiamo raggiungere l'isoletta, in teoria. Ma dove cavolo è l'isoletta? Davanti a noi? Come raggiungo? Isoletta. Allora, però, intanto voglio capire che cos'è questa cosa. Che mi segna... Quello. Lì sopra. Vediamo. Ma poi a me, ragazzi, questi giochi piacciono da morire. Mi ci infogno. Ci sparisco dentro direttamente, quindi mi piace, cioè, è qualcosa che mi praticamente mi immergono. Musa, anche troppo. Canta di Hermes, degli immortali, buon messaggero. È compagno di dei e degli uomini tutti. Ne trae poco profitto e spesso assai l'inganna quando è più profonda la notte. Bello! Chi l'ha scritto? Il mio poeta preferito, che peraltro non è ancora nato. Ah beh. Allora, perché ci ha fatto venire qui? La mappa, ragazzi, con che si mette? Ah, ok. Abilità. Ah, beh, certo. Chiaramente abbiamo anche l'albero
delle cioè delle abilità, sì, delle attività. Inventario, chiaramente da migliorare. Mappa, allora, questo sarebbe l'obiettivo in teoria. O no? Io l'ho segnato, vediamo come funziona. Allora, la parte confortante è che non sono morto male ancora, quindi questo sicuramente depone a mio favore in questa live. Devo nuotare fino all'altra costa. Immergiti. C'è tutta questa cosa per immergersi. Aspetta, no, vabbè, non la rivediamo. No, vabbè, fa un salto tipo, non lo so. E poi si immerge, vabbè. Allora, vediamo che roba è. Mi senti lì dentro? Arrivo! Ho trovato la tua Giustamente. ascia! Phoenix si avvicinò all'ascia, sentendo che lo chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se... Ma prima che Phoenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Bussa alla mia porta! Scusa. Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone, disse il ciclope al marinaio. Ulisse. Parentesi. Ma per forza? Che dite ragazzi, andiamo a morire? Andiamo a morire male? Bene, ecco la fine di Phoenix. Una narrazione passabile, ma a volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora, a noi, è tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Ah, era uno scherzo, chiaramente. Allora, che ha detto? Che c'era scritto? Vabbè. Ingresso in passaggio nell'abisso. Che cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro! Dov'è atterrato Phoenix esattamente? Nel Oh, Tartaro! vada. L'orrendo abisso nel Non ho quale avevo visto. imprigionato Tifone. Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito. Il Lo crepaccio. sai tu, lo so io, dillo. Phoenix era nel totale dubbio. Ti odio! Ma non sei incuriosito? No! Cosa? Vai avanti! Allora, ha detto qualcosa. Allora, un secondo, faccio pace con i tasti. Ok. Sali. Non è normale che tu non salga. Ok. Allora, questa è l'ascia. No, è la leva. Mi sembrava. Che cos'è questo? Non lo voglio sapere.
capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Chi sei? Ehi! È un misto, dai, tra tutte e due. Allora, speriamo di non morire come i polli. Però, fino adesso non mi sembra così difficile. Allora, intanto qua che c'è? Per usare una pozione, vabbè. O dall'altra parte, certo, usare... Perfetto. Questo è chiaro. Una cosa non chiara è come arrivare dall'altra parte. Il genio ha colpito di nuovo. Va bene o no? Ok. Allora, vai avanti verso di là. Io salto. Leva. Ok, e questo era ovvio. Riesco ancora a vederti, ma ce la farò. Dai, dai, dai. Ok. Ottieni. Cosa sono? Ali. Phoenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Ah, mi vedi bloccato? Non lo so, lo sai? A me la stream, da quello che vedo, prosegue. Allora, tiriamo la leva. Tirala, no, e lascia. La più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine, caduta per mano di Tifone. Ma non l'avevo trasformata! Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. Aio, aio, olio e peperoncino. Ci dobbiamo sincronizzare con gli attacchi. Guarda questo. Oh. Oh. Allora, come si rompe la guardia? Ok. Oh. Sto schivando al momento giusto. Sei ancora in piedi? Riempi indicatori di stordimento dei nemici attaccando con l'ascia. Ah, ok, perfetto, ho capito. Allora, anche okay, fammi sapere come mi vedi, se mi stai vedendo ancora. E allora, il fatto che il video, ragazzi, sia in differita, cioè nel senso che alcune cose le vedete dopo, è una cosa normale, ok? Perché sennò non sarebbe una live.
Però il fatto che si blocca, almeno a me non si blocca, perché io nel secondo computer uno dei miei fulmini nascosto, si vede tutto. Non lo so, è finita. Controllerò. Phoenix diventerà cenere. Nessuno può usare quei fulmini tranne me. Oh, davvero? Oh, bada. Poi non so, perché all'inizio il gioco mi ha dato dei problemi, quindi non so che cosa vedete. Una riproduzione del fulmine di Zeus. Assurdo! Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. No, ma che mi succede? Tanti saluti, mortale! E poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere! Eppure, è solo l'inizio. Ok. Ok. Dopo quindi essere finito negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuto, Phoenix riemerse vittorioso. Per ora? Quello sconosciuto che stavo inseguendo, che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Phoenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Forse recupera qualcuno ha il copiato fulmine il progetto di Zeus, pensò Phoenix. Che cosa inutile? Allora, forse sono maledette? Comunque, anche ho visto la stream, nel senso adesso, e va discretamente bene, nel senso forse è un problema tuo legato alla tua connessione, questo non so dirtelo. Allora, il fatto che io streami in full HD, magari per chi ha una connessione particolarmente lenta, questo crea problemi. Che cavolo succede? Non sto a capire che sta succedendo. Allora, facciamo una cosa. Andiamo dritti all'obiettivo. Perché, insomma, è anche un'oretta, quindi quasi. Perciò diciamo che come prima run facciamo quest'ultima cosa e poi ci lasciamo. Mi sembra abbastanza. Allora, tieni premuto. Ok, questo è lo scatto. Però è interessante, ragazzi, nel senso, poi a me questi giochi piacciono. Quindi non so a voi, poi se qualcuno vuole farmi sapere, magari anche su YouTube, quando metterò il video sotto nei commenti, che cosa ne pensate, se lo state giocando. Olè, era questo. Sto arrivando, resisti! Se solo Ligerone fosse qui. È lui l'eroe, non io. Che posso fare? Addormentare i mostri del Tartaro raccontando loro una storia? No, tu lascia fare. C'hai la spada, c'hai l'ascia e menali. Che devi fare? Aia, ho sbagliato.
acciaio. Guardate. Oh, bene. Vabbè, dobbiamo far pratica un attimo coi tasti, con le dinamiche anche un pochettino che propone il combattimento, eh. Quindi, è anche il primo gameplay, quindi... Che stanno a fare quelli? Allora... No. Ah, porca miseria, questi... Questi ci rimanevano. Questi tirano pure le cose. Le palle di fuoco. No! Attivata. Ha parlato delle mazzate. E la no, vai. Vai. Altro se ne mettono due di questi si creano grossi problemi. Aia. Ok. Ancora non ho capito questi che cosa sono, che cosa fanno. Però lo scopriremo magari prossimamente. Ah, sono sfide. Ah, va bene, va bene, va bene. Le faremo. Però successivamente, perché adesso insomma vorrei concludere l'episodio. No, non sto andando dalla parte giusta. Non sto andando dalla parte giusta. E allora, che probabilmente è da questa parte. Sì, scusate se sentite voci in sottofondo, io questo non lo so, però purtroppo vivo in una casa abbastanza movimentata. Un giorno vi faccio conoscere, se volete, tanto... Cioè... Quindi, allora, vediamo di esplorare bene la zona. Ma che? Ma che cazzo? Ma che galli? Impazziti. I galli impazziti. Ma che cos'è? Anche i galli. Quanta cattiveria, vabbè che il gallo è cattivo, cioè, nel senso, però, mazza, questi sono proprio cattivi cattivi, eh. Oh! Dove vai? Ah! Ma guarda le mosse, le combo che fanno sti cosi. I galli. Allora, vediamo di arrivare all'obiettivo. No, perché sennò ragazzi io in questi giochi mi perdo. Cioè, nel senso, sarei capace di star qui 3 ore soltanto a giocare e a girare. Però capisco che chiaramente
Non è cosa. Allora, saliamo sopra a prendere questa roba che... L'ambrosia che, a quanto ho capito, ci aumenta la vita. O ce la potenzia. Allora, l'obiettivo è vicino, è molto vicino a noi. Una gorgone? Allora esistono! Cos'è quel luccichio? Magari se la colgo di sorpresa. Allora, abbassati. Abbassati o nasconditi tra i cespugli per ridurre la tua visibilità. Se usi correttamente questa abilità puoi evitare i combattimenti. Niente, encefalleggia. Vabbè, possiamo evitare combattimenti. Attacco furtivo. Questa è tosta, questa che ci becca. Belli. Quei parabraccia, li ho visti nei dipinti. Impossibile. Ah, eppure erano loro. Eracle, il più forte dei mortali, lo sterminatore di mostri, aveva sfidato Hera e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Phoenix. Che colpo di fortuna. Ehi, voi! Fermi! Prendetevela con qualcuno che è armato! È stata un'ottima idea, veramente ottima. E così Phoenix, dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva teso un agguato a Eracle. Ma che fai? Che succede alla tua voce? Eracle? Sì, quello. È così che si dovrebbe pronunciare. Sembra una bella fatica, ma è il tuo funerale. Solo che non posso morire. Non me lo ricordare. Allora, ragazzi, facciamo così. Per questo episodio è tutto. È stato, insomma, una live di prova. E il gioco mi è piaciuto, sinceramente. Non voglio dare un giudizio perché chiaramente con circa un'ora non puoi valutare quello che poi è un titolo, però è molto interessante, mi piace sinceramente, quindi lo riporteremo, insomma. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live e nulla, ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.